Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi questo video è in aggiunta ai precedenti del metodo Fly Lady e in particolare va in aggiunta al baby step numero 14 in cui ho dimenticato di parlarvi del calendario. Una ragazza di voi me lo ha ricordato e quindi dietro il suo suggerimento ecco qui il video in cui parleremo dell'organizzazione di tutto l'anno grazie al calendario. Che tipo di calendario? Allora, non ha importanza la tipologia del calendario, può essere anche quello che vi hanno regalato al supermercato, in farmacia o all'assicurazione. L'importante, infatti, come vedete, il mio è della farmacia. L'importante è che accanto ad ogni data, quindi accanto al numero, ci sia dello spazio libero in cui appunto noi possiamo appuntare, quante volte ho detto appunto, possiamo appuntare le nostre informazioni che appunto ci serviranno per la nostra organizzazione. Va bene anche un'agenda? No, assolutamente no, è necessario un calendario, è necessario che questo calendario venga posizionato in una appunto posizione disponibile, visibile a tutti i membri della famiglia. Infatti il calendario non sarà solo il nostro strumento per organizzare la giornata, l'anno in generale, ma sarà lo strumento di tutta la famiglia e sarà indispensabile per non dimenticare più nulla, non dimenticare più un compleanno, non dimenticare più una data importante, per cui è necessario un calendario, è necessario che ci sia dello spazio di fianco ad ogni giorno per poter appunto appuntare le nostre cose ed è indispensabile che venga posizionato in un punto della casa che sia visibile a tutti. Come iniziare? Allora, partiamo subito. Punto numero 1. Andiamo a segnare tutti i compleanni, quindi i compleanni di vostra moglie, marito, di figli, di parenti, amici, amici più stretti, tutte le date, tutti i compleanni che vogliamo ricordare durante l'anno. Quindi prendete una penna e andiamo a segnare tutti i compleanni nel nostro calendario. Punto numero 2, andiamo a segnare quelle che possono essere altre ricorrenze, quindi che ne so, se avete ricevuto inviti di matrimoni, inviti di cresime, inviti di comunioni o anche l'inaugurazione di un negozio oppure delle fiere a cui volete partecipare, andate e segnate sul vostro calendario anche queste date. Terzo passo, le visite mediche. Andiamo a segnare ogni volta che prendiamo un appuntamento per una visita medica, andiamo subito, corriamo subito a segnarlo sul calendario, così sicuro non ce ne dimenticheremo. Infatti, come vedete nel video, io stavo appunto prenotando una pulizia dei denti dal dentista e calendario alla mano, penna alla mano, subito segnato la data e l'ora in maniera tale che non dimenticherò di presentarmi. Quarto step, possiamo addirittura segnare i turni di lavoro, sì, perché ad esempio nella mia famiglia, dove siamo io e mio marito lavora su turni e quindi va a segnare i suoi turni di lavoro sul calendario e questo è molto importante anche per me, non solo per lui perché il giorno prima può vedere, due giorni prima, insomma, può organizzarsi la settimana sapendo quali turni andrà a fare. Per me anche è un ottimo spunto perché vado a vedere direttamente sul calendario se il giorno dopo mio marito è presente a pranzo, è presente a cena, se abbiamo degli appuntamenti e non coincidono con i suoi orari di lavoro, quindi è tutto molto più organizzato in questo modo. Infine, magari se avete degli animali domestici, potreste segnare, non so, la data mensile in cui gli mettete l'antiparassitario, oppure io segno il giorno in cui gli do il Cardotec per le varie le malattie, insomma, che devo dargli quella medicina, per cui mi segno la data per non dimenticarlo. Quindi qualsiasi data, qualsiasi ricorrenza, qualsiasi impegno voi avete periodicamente o avete a delle date prestabilite,
correte sul calendario e andatele a segnare. Il calendario è fondamentale e va tenuto sempre sotto controllo, quindi lo andremo a guardare la sera per sapere cosa ci aspetta l'indomani e lo andremo a vedere la mattina per riuscire ad organizzare al meglio la nostra giornata con i vari impegni che magari ci siamo dimenticati ma che sul calendario sono scritti. In questo modo sarà tutto più semplice, tutto più organizzato anche per la vostra famiglia. Tutti saprete che c'è un punto di riferimento in cui andare ad inserire le date importanti e quindi date che non volete che dimenticare né voi né tantomeno volete che vengano dimenticate dai vostri parenti, cioè dai vostri componenti della famiglia. Quindi qualsiasi cosa vogliate ricordare o vogliate che venga ricordata dal nucleo familiare, il calendario diventerà il vostro punto di riferimento. A me il calendario ha veramente salvato la vita, perché in questo modo ho sempre la mia agenda in cui appunto molte più cose, perché avendo una pagina intera a disposizione ho la possibilità di appuntare molte più cose, ma la mia agenda viene sempre integrata dal calendario, perché sul calendario ci sono molte più informazioni che magari nell'agenda non ho preso, non ho visto. Il calendario è molto più pratico perché in un'unica pagina abbiamo tutti i giorni del mese, quindi possiamo vedere se in quel mese ci sono appunto delle visite mediche, ci sono delle feste a cui dobbiamo partecipare. Abbiamo tutto molto più sotto controllo, quindi per me è stata veramente una salvezza. Ho condiviso con voi queste informazioni tratte dal metodo Fly Lady e che sto cercando di adattare alla mia vita e alla mia organizzazione. Se ti interessa, fallo anche tu e continua a seguirmi iscrivendoti a questo canale e condividendo questo video. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e resta attivo. Ci vediamo presto. Ciao!